Buongiorno ragazzi, sono Mister Boscherini e per la nostra unità sui poliedri oggi vedremo le piramidi. Piramide sarà l'ultimo poliedro che andremo a studiare quest'anno, quindi dopo un viaggio che ci ha portato a vedere i parallelepipedi, il cubo, i vari tipi di prisma, ora finalmente siamo a vedere la piramide e noterete come nella lezione di oggi ha molti paralleli con la lezione che abbiamo fatto su il prisma. Come al solito inizieremo andando a definire che cos'è una piramide. Vedremo che poi i vari tipi di piramide possono classificarsi sulla base di quale poligono costituisce la loro base, chiaramente sono un po' uno scioglilingua. Infine vedremo anche come riconoscere alcuni tipi particolari di piramide, così come avevamo già fatto in precedenza con i prismi, quindi identificare quando una piramide è retta, quando è obliqua e anche quando è regolare. E come ogni altra volta andiamo a iniziare dalla definizione che potete leggere qui, no? Una piramide è un poliedro delimitato da un poligono, ecco una differenza rispetto a quello che abbiamo visto finora, no? Abbiamo visto sia il parallelepipedo che il prisma, e da un certo punto di vista anche il cubo che ne rappresenta un caso particolare, erano delimitati da due poligoni paralleli e congruenti. Qui abbiamo un unico poligono che chiameremo base, e poi avremo tanti triangoli quanti sono i lati del poligono di base. Quindi io posso costruire una piramide con un qualunque poligono di base, anche un triangolo stesso volendo, però intorno vado a costruire una figura delimitata non più da quadrati o da rettangoli o anche da parallelogrammi volendo, ma da triangoli. In questa figura vedete ho identificato la base della nostra piramide, una delle facce laterali, qui colorata in verde, e questa linea rossa verticale è l'altezza della piramide. Qui sta un'altra delle differenze rispetto alle figure che abbiamo visto prima, ovvero che l'altezza H della nostra piramide non va a coincidere, almeno non in generale, con uno degli spigoli del nostro poliedro. Esattamente come avevamo già fatto per il prisma, possiamo classificare le piramidi in base a quello che è il loro poligono di base. E qui vedete già degli esempi, esattamente come nel caso del prisma. Quindi, se la base è un triangolo, diremo che questa è una piramide a base triangolare. Se la base è un quadrilatero, ad esempio un trapezio, dirò che è una piramide a base trapezoidale. E così discorrendo con altri possibili poligoni, per esempio in caso di un pentagono, quindi avremo una piramide a base pentagonale. E di nuovo, esattamente come avevamo fatto per il prisma, potremmo distinguere, diciamo, due grandi categorie di piramidi, quelle rette e quelle oblique. Ora, a differenza di quello che si era visto per il prisma, dove la definizione di prisma retto era abbastanza intuitivo, qui in realtà per poter essere chiamata retta, una piramide deve soddisfare non uno, ma ben due criteri. Il primo criterio, che potete leggere qui, è che nel poligono di base si possa inscrivere una circonferenza, ok? Quindi devo poter disegnare una circonferenza che sia tangente a tutti i lati del mio poligono di base. E questo non sempre è vero, e tra poco vi farò un controesempio. Non solo, l'altezza della mia piramide deve andare a cadere proprio nel centro di questa circonferenza. Un esempio che mi piace ripetere spesso è immaginarsi un po' se la mia piramide fosse cava e io mi trovassi sulla punta, sul vertice più alto della piramide, lasciassi cadere un sasso, no? Assumendo chiaramente che la base fosse su un piano, questo sasso dovrebbe cadere al centro della circonferenza iscritta. Allora, in quel caso potrei dire che la piramide è una piramide retta. Quindi è anche chiaro che per essere chiamato obliqua ci vuole relativamente poco, perché questo chiaramente è obliqua perché l'altezza
se uno va a vedere il famoso sasso che cade, andrebbe a cadere addirittura fuori dalla base fuori dal centro della mia base. Tuttavia, c'è anche da tenere conto che non in tutti i poligoni si può inscrivere una circonferenza. Ad esempio, lo potremmo fare in un quadrato, tra altre cose, la piramide a base quadrata sarà quella che noi andremo a studiare più spesso, ma per esempio, se la base fosse un rettangolo, anche se la piramide avesse un aspetto, diciamo, dritto, magari l'altezza va a cadere proprio al centro di tale rettangolo, non potremmo definire quella piramide come retta, perché in un rettangolo normalmente non si può inscrivere una circonferenza. Lo si può fare, ad esempio, in un rombo. Quindi in un quadrato sì, in un rombo sì, nei vari poligoni regolari sì, ma non sempre. E di nuovo, come per il prisma, all'interno dell'insieme delle piramidi rette andiamo a individuare l'insieme delle piramidi regolari. Qui la definizione è la stessa, cioè una piramide la posso chiamare regolare se soddisfa contemporaneamente queste due condizioni: essere retta e che il poligono di base sia un poligono regolare, ovvero equilatero ed equiangolo. E di nuovo ecco due esempi. Qui abbiamo una piramide retta che ha per base un pentagono regolare e quindi non solo sarà una piramide retta, ma sarà anche una piramide regolare. E chiaramente basta dire regolare perché un regolare è un sottoinsieme di retta. Quindi se sei regolare, sei necessariamente retta. Ma se sei retta, non sei necessariamente regolare. E questo è un controesempio. Se per base ho un rombo, nel rombo posso iscrivere una circonferenza, quindi posso avere una piramide retta, ma dal momento che il rombo è sì equilatero, ma non equiangolo, quindi non è un poligono regolare, questa non sarà una piramide regolare. Finisco accennando brevissimamente a una figura che poi vedremo se più avanti andremo a studiare o meno, ma della coesistenza, ebbene siate consapevoli. Esiste una figura che si chiama il tronco di piramide, dove tronco viene da troncatura, da taglio, perché come vedete già qui dalla figura, non è altro che una piramide a cui sia stata mozzata, diciamo, la punta. Come vedete, è anch'esso un poliedro. A questo punto, con due basi parallele ma non congruenti, come vedete, non hanno la stessa dimensione, e che è delimitato non più da rettangoli oppure da parallelogrammi oppure a quadrati, ma da trapezi. In particolare, poi, se io vado a prendere una piramide retta a base quadrata e ne ricavo un tronco di piramide, questi trapezi saranno poi dei trapezi isosceli. Comunque, vedremo poi più avanti se sarà il caso di studiarlo. Nella prossima lezione vedremo alcune caratteristiche e le formule delle piramidi rette. Ma per oggi è tutto, arrivederci da Mr. Boscherini.